3, 2, 1, vai! Buongiorno cari amici, benvenuti dal vostro Andrea il Matematico in questa nuova lezione dedicata alle espressioni con i numeri relativi. Allora, a questo punto vediamo che questa espressione si presenta come meno 5 che moltiplica aperta la tonda 12 meno 3 più 4, chiusa parentesi tonda, meno 2 che moltiplica aperta parentesi quadra 3 meno 16 diviso aperta parentesi tonda meno 2 più 4, chiusa parentesi tonda, chiusa parentesi quadra, elevato alla seconda. Come sempre, quando partiamo da qualsiasi espressione, dobbiamo capire la struttura del nostro testo, ricordandoci sempre l'ordine dell'operazione. Prima si risolvono i calcoli nelle parentesi, poi si risolvono le potenze, poi ci sono in ordine moltiplicazioni e divisioni nell'ordine in cui queste sono presentate all'interno del testo, ed infine ci sono le somme e le differenze. Ricordiamo che le somme e le differenze scandiscono i blocchi del nostro testo, quindi dobbiamo cercare di partire da quelle per eliminare, per separare i macro blocchi che troviamo all'interno del nostro testo. Qui dove troviamo le somme e le differenze separatrici? È questo elemento, perché vedete che qui abbiamo meno 5 che moltiplica questa parentesi, è come se fosse A per B, meno 2 che moltiplica il quadrato di questa parentesi quadra, quindi è come dire meno 2c alla seconda, ad esempio, cioè meno 2 che moltiplica una cosa elevata alla seconda. Quindi vedete che i blocchi che troviamo all'interno di questo testo sono due. Quindi da un lato abbiamo meno 5 che moltiplica la parentesi tonda e dall'altro abbiamo 2 che moltiplica il quadrato della parentesi quadra. Quindi vedete che partiamo principalmente dal primo blocco. Adesso l'espressione vista così è particolarmente semplice, ovviamente abbiamo già svelato un grosso segreto di questa espressione, ovviamente qui andiamo a risolvere. Quindi abbiamo meno 5 e poi dobbiamo fare il calcolo che si presenta all'interno della parentesi. Quindi somme e differenze, ci sono solo quei calcoli lì. Quindi o agiamo esattamente nell'ordine in cui queste operazioni sono fatte, che è poi la procedura, diciamo, quella tradizionale, quindi 12 meno 3 che fa 9 e 9 più 4 che fa 13, quindi qui possiamo già scrivere per 13. Oppure un altro modo per poter andare a rileggere questa espressione è andare a sommare tutti i positivi da un lato e tutti i negativi dall'altro. Se quindi sommiamo i positivi, qui abbiamo 12 più 4 che fa 16, 16 meno 3 che fa 13. A questo punto poi passiamo alla seconda parte di espressione, quindi meno 2 andiamo a riportarlo per aperta parentesi quadra. Adesso dobbiamo entrare all'interno della parentesi quadra. Chiaramente seguiamo sempre la strategia: moltiplicazione, divisione prima, somma e differenza dopo. Quindi come è strutturato questo testo? Cosa dobbiamo fare? La cosa che non dobbiamo assolutamente fare è fare 3 meno 16 che fa meno 13, e poi meno 13 andare a moltiplicarla o a dividerla per questa quantità, perché i blocchi che troviamo all'interno di questa parte sono scanditi dal meno. Abbiamo 3 che è un blocco meno la divisione tra 16 e questa parentesi. Quindi proprio partiremo da lì. Quindi faremo 3 meno 16 che riportiamo diviso, poi qui abbiamo meno 2 più 4, quindi se siamo in debito di 2 e poi ci accreditiamo di 4, complessivamente siamo in credito di 2, possiamo semplicemente fare più 4 meno 2, 4 meno 2 che fa 2. Tutto chiusa tonda e tutto elevato alla seconda. Ora ovviamente vedete che qua dentro abbiamo 13 meno la metà di 16, ve lo riporto qua, 16 diviso 2, se sappiamo farlo subito fa 8. Se non sappiamo farlo, possiamo anche usare questo trucchetto. Siccome il 16 è la somma di 10 e 6, andiamo tutto a dividerla per 2. Questo cosa significa? Che andiamo a fare 10 diviso 2 più 6 diviso 2. Quindi 10 diviso 2 più 6 diviso 2. La metà di 10 ovviamente farà 5. Più la metà di 6, quindi più 3, quindi otteniamo 8. Quindi più 3 meno 8, tutto elevato alla seconda. Ora, più 3 meno 8 vince il numero negativo. Quindi è come fare, ve lo scrivo qua dentro, 3 meno 8
è come fare l'opposto di 8 meno 3. Quindi 8 meno 3 fa 5. Quindi con il meno sarebbe meno 5 tutto alla seconda. E quanto fa meno 5 tutto alla seconda? Ve lo scrivo qua dentro. Meno 5 tutto alla seconda è come dire meno elevato alla seconda per 5 elevato alla seconda. Meno alla seconda, ricordate ragazzi, che sarebbe meno che moltiplica meno. E meno per meno fa più. Quindi qui è come dire più 25, perché poi 5 alla seconda fa 25. Adesso riscriviamo tutta l'espressione. Qui abbiamo meno 5 per 3. Quindi ve la riscrivo qua, meno 5 per 13, scusate, poi meno 2 per 25. Il più possiamo anche non scriverlo, perché ovviamente in positivo possiamo anche non scriverlo il più. Ora, vediamo che cosa dobbiamo fare, quindi meno 5 per 13. Ora, ve lo scrivo, vediamo qua se riusciamo a cancellare questa cosa qua. Se scriviamo 5 per 13, possiamo farlo in diversi modi. Allora, io preferisco scriverlo come 13 per 5. E il 13 vado a rileggerlo come 10 più 3. Quindi possiamo anche fare 10 più 3, tutto che moltiplica 5. A questo punto cosa facciamo? Facciamo 10 per 5 più 3 per 5. 10 per 5 fa 50. Più 3 per 5 che fa 15. E quindi 50 più 15 otteniamo come risultato 65. Quindi qui abbiamo meno 65, meno il doppio di 25. Anche qui se poi scriviamo 25 per 2 e dobbiamo fare il doppio di 25, è come fare 20 più 5 tutto per 2. Il che significa fare il doppio di 20 più il doppio di 5. Il doppio di 20 fa 40. Più il doppio di 5 che fa 10, quindi il doppio di 25 è 40 più 10, ovvero 50. Adesso dobbiamo fare meno 65 più 50. Siccome è tutto negativo, siamo già in debito di 65 e ci indebitiamo ulteriormente di 50, possiamo anche scriverlo così come meno aperta tonda, facciamo la somma tra 65 e 50. Adesso, sempre meglio separare nelle decine. Quindi 65 più 50 lo possiamo anche scrivere come 60 più 5 più 50. E quindi sommando le 6 decine alle 5 decine, quindi 60 più 50, otteniamo 110. Aggiungendo ancora 5 otteniamo 115. Ricordando che c'è il segno meno davanti, il risultato finale sarà meno 115. Bene cari amici, questa espressione è stata risolta, mi raccomando continuate a seguire la playlist, se state preparando l'esame di matematica e vi mancano le basi scoprite i corsi di matematica su Andrea il Matematico, ci sono il corso completo associato all'esercizio e il corso dei teoremi, oppure potete seguire il percorso con i mini corsi, quindi partire dai concetti base della matematica, dalle equazioni ai primi studi di funzioni per poi arrivare poi a derivati integrali e limiti derivate integrali, fino alle funzioni a due variabili, l'algebra lineare e l'analisi matematica 1, che è tra i corsi avanzati. C'è anche il corso di trigonometria e se state preparando gli esami di economia, ci sono esami di matematica finanziaria, statistica e finanza. Continuate a seguire il canale, mi raccomando iscrivetevi che è molto importante. Ci vediamo sempre qui, ciao a tutti dal vostro Andrea il Matematico.